Buongiorno, buongiorno, regione. Scusate, mi ero scortata la scassetta in destra. Buongiorno, a zio Vito. Buon pomeriggio a tutti quanti. come andiamo? Tutto bene? Beh, vedete che piove? Sì, zio Vito l'aveva indovinata. Sì, sì, l'ho detto pure a Germano. Quello è venuto bello tranquillo, bello placido. Poi, ha fatto la cosa buongiorno, buongiorno, regione. Però non ha detto che diciamo che lui è venuto a casa mia, ha, con, ha contastato con mano, con mano la cuglia di zio Vito, che è un grande satellite naturale. ma me la faccio vedere non la posso avere perché siamo fuori orari diciamo che non è per i bambini e lui ogni tanto viene mette la mano, la ra, ra, un po' a mezza e pure i viene ogni tanto per sapere che tempo fa per stendere i panni poi lei ci resta un po' di più e niente che vi devo dire è chiove, pare che questo mese sarà a chioggia a chioggia mm. ma speriamo bene che che si, si, si risvegli il sole, che vi devo dire, così possiamo girare, possiamo andare per i paesi, le contrade, le città, uscire, andare al mare, andare alle feste. Eh, le, ah, a proposito di feste, vi volevo ricordare che è mosse fra un po', a Avigliano, 14 e 15 giugno, c'è la festa di San Vito Martire. Molte pensano che il protettore di Avigliano, cioè nel senso di festa, patronale la padrona della Maron Carmine. No, la Maron Lu Carmine è Santa Vita Marti. Infatti, mia mamma dice tiene sempre che tiene la Santa, Santa Vita, e si sì, proteggeva, queste persone un po' come la vita, che scappano, si scatenano, si Santa Vita. E, e poi la forte comunque. E, e niente, allora la Maron invece si, si vende la Madonna a Monte Carmine poi la Maronna c'è la Madonna di Vigiano che è protettrice de, della basilicata proprio dei lucani e insieme a San Gerard Maiella che è oltre a 60 protettore di Burrucano e anche protettore della Basilicata. insomma soltanto so, in tutte parenti perché le, le, come disse quella volta va a festa ma che ma la festa della Maronna dici che sta mamma la Marona sì, e che Maronna non lo so ma chi è ma com'era negra era, era quella di Vigiano della de, de Total no? No, è una cugina, <ride> sono tutto parente, non puoi capire, e capite, sono tutte le stesse marroni. Allora, detto questo, volevo dire: approfitta, appunto, che c'è la festa di Santa Vita a Vigliana e c'è aspettando i turchi i turchi l'hanno fatta a San Gerardo, però io non sapevo, ammetto l'ignoranza anche di Irina, la sua soprattutto, che c'è la sfilata dei turchi eh, che si è bloccata negli anni 50, ripresa dall'associazione San Vito Martire, la sfilata dei turchi avigliani, c'è una tradizione di questa sfilata proprio vestita da turchi, poi ci sono gli sbandieratori, sono 500 figuranti, circa 200 sono in Avigliano e sbandieratori, c'è l'associazione sbandieratori, musici, e insomma fanno questa sfilata di 500 figuranti, non è mica poca, stai scherzando e, e, e poi i balli e feste e poi c'è la funzione religiosa, il 14 e il 15 c'è la festa, musica balle e poi e, 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 che bella questa cosa qua, questa associazione, associazione culturale san Vito che ha ripreso da un po' di anni a, come dire, a smuovere anche il paese e queste feste bisogna onorarle perché uno bisogna far girare l'economia e ci mangiano so soldi, eh sì, ma se manca li cacciamo giusto per andare un po' alla festa, dare un obolo, fare una cosa, manga girano, si riprende l'economia, questo vale per tutto, anche per il commercio. E poi è bello perché queste associazioni ce la mettono tutta, come hanno fatto a San Gerardo adesso, che fanno la quest, cercano soldi. E perché è giusto che si faccia festa e si onori il santo patrono locale di ogni posto? Quindi dobbiamo andare. E poi a Vignano fanno tante cose: poi faranno anche la, 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 la sagra del Baccalà più in là, adesso. Eh, non guardate a me, il Baccalà non va, so bac non mi sento più che il Baccalà che non è mica sovrano. Si, si mette la baccalà là <ride> e, e poi ci sta ah, pure fanno le, tante cose buone fanno. ah Irina mi ha detto eh, amore e tu amore portami il vigliano che io prendo Tarallo beh Irina prepara la sponda che non c'è bisogno di chiamare vigliano detto però ha detto no Tarallo con Aspre va vabbè, beh diciamo vabbè, va Irina Vabbè, andiamo pure a prendere un biscotto da vigliare poi ci mangiamo qua. Beh, allora saluta il vostro Cagliardo e Tosca in casa vostra, a tutti quante voi, da Zio Vito. Beh, ciao ciao e buone feste patronali in giro per la Basilicata. Ciao!